changes. Ciao a tutti ragazzi, sono Sbracer e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo su Minecraft Survival, episodio non mi ricordo. Oggi, nulla. Un episodio semplicissimo di Minecraft Survival, solo che praticamente mi sono andato da fare. Ho preso tantissimo ferro perché appunto ne ero accorto, appunto me ne sono preso un fottio di ferro, me la sono nerdata tutti in miniera, tra l'altro, ovviamente quelli in off camera. In off camera pure ho fatto un bel giretto del mondo, proprio per rossetto per un po' tutto il mondo. Ho visto che siamo circondati completamente, questo mondo completamente solo foresta, pianure e montagne. Quindi non ci stanno altri biomi. Casomai ho visto uno della foresta dove ci stanno gli alberi insieme ai funghi e roba del genere. Non mi ricordo come cazzo si chiama. E praticamente c'è solamente un pezzettino di quel bioma. Poi basta. Poi solamente questi biomi qua ci stanno. Peccato perché effettivamente un bel mondo. Ah, vabbè, oltre la taiga. Perché effettivamente è un bel mondo. Cioè, è brutto per di più solamente con questi biomi. Vorrei per di più anche, che ne so, la giungla, la palude, per le LED, ovvero i. Per portare a spasso gli animali, i cavalli, o roba del genere. Ma purtroppo non ci posso fare nulla perché non ci stanno. Oh, cazzo. Guarda, ma ogni volta sti rompicoglioni che vengono. Ok. Peccato, ma non ci posso fare nulla. Comunque, allora, io vorrei togliere questa parte qua perché non mi piace. Perché poi vorrei fare praticamente che qua sia alto di 2 e poi con delle slab che coprono questa parte qua. Poi appena povero la Netherbrick la uso. Comunque, io vorrei andare a modificare la parte quella là dell'enchanting, perché essendo che stiamo arrivando finalmente per poco a creare l'enchanting table, cioè ve l'immaginate ancora, cioè non so per un fottio di episodi che c'è questa struttura ancora non è servita ad un ca ad un ah, non dico troppe parolacce perché poi sembra troppo volgare. Non serve a nulla ancora questa struttura, perché se non ho altri 3 bookshelf non ci posso fare nulla. Poi, sicuramente o in questo episodio o in un altro, voglio fare l'allevamento di mucche, di pecora e vabbè, polli o la farm automatica. Però, cioè, per di più, ho voluto fare solamente la farm automatica solamente per i polli. Poi per le mucche e le altre cose, poi, cioè, non è che mi interessano più di tanto le farm automatiche. Insomma, la farm automatica di grano la farò. Anche se ancora non ho fatto nessuna farm, perché effettivamente, oltre che mangio per di più con gli animali che trovo in circolazione, anche perché ne trovo un fottio. Oh mio Dio, quanti polli. Ok, va bene. Il brutto è che questa farm non è, cioè, è poco. Ci mette un bel po' per fare i polli, per crescere per di più. Appunto, secondo me, poi per un giorno di questi, o anche ora, ci vado con tantissimi semi, per esempio questi. Da così almeno dare appunto del mangiare a loro, perché per di più non ce ne stanno pochi appunto, e quindi così se ne do tantissimi a loro, poi ce ne stanno tantissimi qua e c'è molta più probabilità che ogni volta che vengo qua mi esce tantissimo pollo. Appunto poi devo pensarci su e devo mettere tantissimi polli. Comunque. Allora, vediamo un attimo qua come sta messo. Ok, la sugar case, uno bookshelf ce lo possiamo fare. Mamma, però che tristezza. Ah no, forse 3 bookshelf ce lo possiamo fare. Boh, non lo so, ora vediamo. Sì, vai, 3 bookshelf, cioè manca solamente uno di bookshelf. Perfetto. Allora, dove sta la pelle? Eccola qua. Ne serve 2. 1 e 2. Boom.
Ma che dico pure io? Con quello mi faccio solamente un libro. Madonna, ma stiamo scherzando? Cioè, manco mi sono riuscito a fare un bookshelf così. No, vabbè, raga. Raga, io devo andare alla ricerca di Sugar Case perché sennò non me lo faccio mai l'Enchanting Table. Madonna. C'è una possibilità mai? Mamma mia. Devo fare un modo per salire qua sopra. Mi faccio delle ladder per salire là sopra. Madonna. Non ci riesco. Allora, dove sta? Legno. Eccolo qua, legno. Aspetta, mi pare che qua ci stanno degli stick. Ah no, già ci stanno delle ladder. Perfetto, non mi serve nemmeno per craftare. Ok, uno e due. È molto più facile che esca fuori tantissime uova da spostarli da là. Ma vabbè. Ok, crashata, crashata. Se si avvicinano quelli però. Ok, ecco, vedete? C'è un'altra probabilità. Ok, vabbè, abbiamo finito, basta. Credo. Ok, perfetto. Ok. Allora, come vi ho detto, vado ora alla ricerca di mucche. Per appunto allevarle e fare un recinto. Per di più, io prima di tutto vorrei fare un recinto e poi ovviamente prendere la mucca. Perché non sarebbe così sensata come cosa. Il recinto di mucche lo vorrei fare qua. Perché credo che ci sta. Quindi tipo faccio in questo modo. Il recinto lo facciamo tipo. Lo vorrei fare un po' pa. Cioè, lo vorrei fare pari io. No, ho dispari. No, dispari è meglio perché così c'è solamente un'entrata. Posso di due. Anzi, no, per di più potrei fare anche una cosa molto molto carina. Ovvero, la parte dove stanno posizionate le fence, sotto le fence, potrei mettergli tipo, che ne so, della pietra. Della pietra normale, questa qua, la cobblestone. Tanto per farlo un po' figo, per arredare. Oppure potrei mettergli anche. No, l'andesita ci sta un po' brutto. La granita pura. Pura, pura. Potrei usare questa da metterla sotto. No, però per di più ci sta di più con la stone. Perché tutto il territorio è stato fatto con la stone, quindi preferisco usare la stone che si addice. Ok, in questo modo. Oppure per di più posso farlo solo di mucche, lo potrei fare anche di maiali. Devo dividere il recinto in due. Quindi tipo qua mi metto mucche e qua mi metto i maiali. Sì, si potrebbe anche fare. Aspetta un attimo perché. Ah, scusa, se vi faccio in questo modo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sì, si può fare. Però aspetta. Oh sì, perfetto. È giusto, proprio giusto, giusto, Viana. Facciamo il recinto allora. No, cazzo, già sto sbagliando, vedete, madonna. Quindi tipo quanto? Così. No, anzi lo potrei fare anche così. Sì. Facciamolo in questo modo. Un po' più stretto, così. Perché così poi ha un po' in fuori, poi è brutto per questo, per di più. Se va un po' più in fuori il recinto. Facciamo in questo modo, solamente il perimetro facciamo in questo modo. Da così sopra l'headstone posizionarci le fence in questo modo. Probabilmente non mi basteranno. Forse mi bastano proprio giuste giuste. Forse. Sì. Però il problema è che io lo devo dividere, quindi mi devo fare altre fence. In questo modo. Ok. Dovrei mettere comunque qua le maiali qua. Quindi. Devo fare proprio in questo modo io. Servono tante fence. Ma già qua ne avevo un fottio di fence. Mamma, mi ho fatto fence inutili. Vabbè. Super giù a volte possono anche servire. Quindi non è che li abbia fatti così tanti inutili le fence. Ok. Qua poi qua vi faccio il
recinto, ovvero la porta, la porticina, come cazzo si chiama, il cancellino. Qua, lo posso fare anche qua. Ok, cancellino, mi pare che si faccia in questo modo, che poco fa avevo sbagliato, sì, però senza il legno non posso farci proprio nulla. Mi sta anche finendo il legno, non ci credo. Ok, 1, 2, 3, 1 e 2. No, cazzo, ancora fence vi sto facendo, mio Dio, che coglione. Dai, cavolo. Madò, ma come si fa? Uno. Ok, no, che cosa? Altres. Madò, come si faceva? Ah, al contrario. Vabbè, ormai mi sono venuto tutto il legno, madò. Mi sono fatto un pulsante inutile. Raga, il legno. Infatti, il legno. Ah, ok. Madò, questo legno lo uso solamente per fare sta vera. Sta cosa e basta. 1 e 2. Ok, perfetto. Madò, quanto legno che ho sciupato. Ora ho solamente 28 di legno. Però in compenso ho tantissimi stick. Un pulsante inutile. Vabbè, e tantissime oak fence. Quindi su per giù, forse. Boh, non lo so. Vabbè, comunque, dirt, la dirt si mette qua, poi la devo buttare tutta sta dirt. Per di più dovrei fare un inceneritore. Appena trovo della lava, faccio un inceneritore. Vicino a casa mia, oppure anche là dentro, tipo nella collina, non lo so. Poi vedo. Ah, allora, comunque, il recinto è fatto. Ora il problema sono le mucche. Le mucche, boh. Le mucche. Non so dove prenderle le mucche io. Poi devo vedere. Tre. Ah, è pari. Vabbè, sti cazzi, ne metto due qua. Quindi faccio uno e due. Metto anche dall'altra parte. Ora allora, le mucche non so per di più dove posso trovarle, non mi ricordo. Però vado a vedere. Qua sta crescendo. Ottimo. Di più già è cresciuto. Quindi posso farmi un libro. Un libro in legno dove sta? Il legno mi sta quasi per finire. Ma che dico pure io il legno? Ancora mi serve. Ancora devo fare il libro, quindi dove sta? La pelle, eccola qua. Ok, perfetto. Il libro è fatto. Mettilo qua. Ok, qua è fatto il recinto che secondo me è venuto anche abbastanza carino. Semplice ma carino. Comunque. Vabbè, andiamo a vedere dove posso trovare delle mucche. Però per di più mi serve tantissimo grano. Quindi. Cazzo, però non ho grano. Potrei usarlo. Potrei andare nel villaggio, quello che sta oltre la collina. Prendermi appunto il grano, fottermi il grano. Sono stronzo. Qua c'è un pollo. Ciao pollo. Intanto anche a vedere delle mucche. Là ci sono delle pecore. Le pecore quindi devo. Ci voglio fare proprio un sotterraneo solo per le pecore. Per da così avere sempre la lana sempre con me. Ti voglio dividere un recinto per ogni tipo di lana. Ah, patata avvelenata. Ah mio Dio, ma qua ci stanno i bookshelf. No, raga, stiamo prendendo. No, dai, non ci credo. Cioè, qua ce ne stanno un fottio. Non me ne sono mai accorto io. Madò, non ci credo. Abbiamo finito, abbiamo finito. Raga, abbiamo finito. Madonna mia. Dai, ma come si fa? Cioè, avevo i bookshelf sott'occhio, non li ho mai visti. Madò, non ci credo. Affanculo. Mamma mia, oh. Dai, dai, ecco. Ah. Madò. Posso farmi due enchanting table? Stiamo scherzando. Dove sta? Uno. Ok. Cioè, non ci posso credere, non li ho mai visti. Vieni per il culo. Ho cazzo qua. Qua
impasto di quando il delirio, però salgo. Ok. Dai, stiamo scherzando, mi adò. Stiamo scherzando, Madonna, non so parlare, sono dislessico. Allora, andiamo qua. Ok. Ora, dietro qua, mettiamo uno. Vediamo se ci riusciamo a fare, ad incentrare qualcosa, che ho anche 40 esperienze. 40 di esperienza. Uno. Ok. Per di più, questi libri li potrei conservare per farmi i libri per enchant. Allora, vediamo. Allora, prendiamoci. Aspetta, prendiamoci. Come si chiama? Ok. Vediamo. Ah, per i lapislazzuli mi servono. Vado 20 minuti di episodio, sto facendo, dai, merda. Dai, dove sta? Dove sta? Lapislazzuli. Eccoli qua. Ok. Eccolo qua, 30 di livello. Un breaking. Enchantment levels. Ma solamente un breaking c'è. Poi cos'è? Un breaking 2, un protection 1. Io vorrei. Aspetta, ma se io faccio così? Un break. 3 lapislazzuli. 3 enchantment levels. Il brutto è per di più che non, ma io vorrei per di più la protection 1. So che è molto difficile da trovare quella. Oh mio Dio, protection 4! Madonna! Oh cazzo! La Prot 4! Che culo! Mamma mia, che culo! Che poi un Breaking 3 e anche Tons 2! La Protection 4! La Prot 4! Ah, io la lascio qua. Mi ho fatto un cazzo e lascio qua. Appena poi mi faccio tutto. Tutte. Ma che. Ah, aspetta un attimo. Ah, per quanto non ho capito. Ah, che figata. Oh mio Dio, ora me li faccio tutti. Tanto sti cazzi. Dove sta? Ora non sono più che praticamente con. In questo Madonna, non lo sapevo, vi giuro. Ora non sono. Ora me lo faccio. Ora mi faccio tutto pronto. Dove sta? Anzi, no, lo faccio nel prossimo episodio. Lo faccio nel prossimo episodio. Vi lascio con l'acquolina in bocca. Perché praticamente nella 1.8 hanno cambiato che se noi mettiamo 3 di lapislazzuli, non ci va a togliere 30 di livelli, ma ce ne va a togliere 3. Appunto, prima ne avevo 40, ora ne ho 37. Perché praticamente contano questi, non conta più questo. Cioè, che figata! Ok, perfetto, raga. Comunque, io volendo me lo potrei fare ora, però, essendo che il video sta durando un bel po', non credo di fare tagli, però, cioè, lo chiudo qua il video. Vi lascio con l'acquolina in gola. In bocca. Vabbè, quello che è. Comunque, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi al mio canale. Lasciate un mi piace alla pagina di Facebook, che come sempre lo trovate in descrizione. E che dire? Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!